Questa serata parliamo del distretto urbano del commercio. Non vi sto a dire io che cos'è perché ci saranno tutti i relatori che ve lo spiegheranno. Per adesso invece passo la parola a Alessio Trevisan che vi spiegherà un'innovazione che vogliamo fare per questa serata. Prego. Buonasera a tutti, sono di Cooperativa Orso che insieme al Centro Studi Sereno Regis di Torino si sta occupando per la città di Settimo Torinese di facilitare il dialogo tra l'amministrazione e la cittadinanza. Per questa sera abbiamo pensato a un qualcosa di molto semplice che possa aiutare i cittadini, e in questo caso i commercianti, a dar voce a quanto stanno ascoltando, quindi a dare un rimando, una risonanza. Vedete su questo cartellone un sito, il sito è www.menti.com. Accedendo con questo codice 3756320 vi permette di fare due cose. Avete uno spazio bianco per esprimere un'opinione oppure porre qualche domanda. In due opzioni, la prima opzione è anonimo. E quindi sperando in qualche modo di ricevere risposta questa sera, ma il tempo non sarà abbastanza per rispondere a tutti. L'altra opzione è indicando chi siete e dare la possibilità all'amministrazione di contattarvi personalmente per andare a discutere il problema singolo o collettivo che esso sia. Quindi questo sito con il codice per dire la vostra opinione, per dialogare in questo modo con l'amministrazione. E buoni lavori. Grazie mille. E adesso invece apriamo la serata con i saluti della nostra sindaca. Realtà la struttura di questa sera prevede diversi interventi. Io ho capito che devo chiudere, ho compito di chiudere, quindi in questo momento è proprio solo un saluto di ringraziamento, naturalmente per chi è presente, per le associazioni che hanno reso possibile il percorso legato al DUC, in particolare qui è presente Valerio Fasano che ci tengo a ringraziare. Ho visto anche CNA, quindi insomma credo ci sia anche Confesercenti. Insomma, in generale, grazie perché l'affrontare in questo momento alcuni temi, il commercio è uno di questi, sicuramente richiede una disponibilità a ripensare in modo anche abbastanza radicale quello che fino ad oggi abbiamo gestito. E come sempre nei momenti di grandissima crisi, e questo è sicuramente un momento di grandissima crisi, occorre provare a lavorare insieme. Non è semplice, non è mai affatto semplice quando si tratta anche un po' di ripensare le modalità, in questo caso anche le modalità di acquisto. Il pubblico naturalmente può fare la sua parte, deve fare una sua parte, il privato la restante. Credo che il percorso che un pochino proviamo ad iniziare, non certamente solo questa sera, ma che naturalmente va reso più strutturato, sia proprio l'unica risposta possibile. Come sempre, le azioni richiedono volontà, disponibilità, risorse, anche possibilità di provare a lavorare insieme per un obiettivo comune. Sapendo che, come ci siamo trovati a dire anche qualche volta nell'incontro tra voi, non esistono altre ipotesi, nel senso che quando ci si trova davanti a un momento di crisi esiste solo una possibilità, che è quella di provare ad inventarsi un modo di reagire, un modo di ripensare il nostro agire e il nostro sistema di vendita. Non esistono tante altre ipotesi, cioè non è la fase nella quale possiamo permetterci di rimanere fermi, perché nel frattempo il periodo che stiamo vivendo è tale, è talmente convulso e complesso che richiede una reazione. Tra le persone qui presenti, e poi mi taccio davvero, sono presenti diversi riferimenti dell'ente, in particolare Beppe Cornero, che voi tutti conoscete, che rappresenta l'ufficio commercio, naturalmente con la dottoressa Maria Pina Musio, e Paola Pesci, che adesso non riesco a vedere perché sono un po'. Non vedo niente a quest'ora, ma sicuramente è presente. Anche Paola Pesci, che invece è qui presente anche per l'altro servizio che è quello del coinvolgimento della partecipazione. Quindi intanto grazie. Ci sono molti amministratori, l'assessore Barbati, la consigliera Patrizia Perri con il doppio ruolo in questa sala, Fortuna Bianchini. Poi chiedo scusa a chiunque abbia dimenticato, naturalmente, perché sicuramente l'ho fatto.
Mi taccio e cominciamo invece al Presidente della Fondazione Comunità Solidale. Ciao Tiziana. Cominciamo poi invece al mio compito le conclusioni. Grazie. Grazie Sindaca. Adesso passiamo la parola a Oliviero Cresta, che è qui collegato con noi e che ci illustrerà praticamente il sondaggio da cui siamo partiti per costruire il tutto. A lei. Sì, buonasera a tutti. Vi chiedo cortesemente di confermarmi il fatto che mi sentite e adesso sì. Provo anche a condividere lo schermo. Mi confermate anche che vedete la presentazione? Ok. Allora, bene, buonasera a tutti. Grazie, mi dicono non posso vedervi perché la telecamera è orientata differentemente verso di me, verso il palco, ma mi dicono che c'è una partecipazione molto numerosa, quindi anch'io mi unisco ai ringraziamenti per questa partecipazione. Diciamo, vi illustrerò sinteticamente alcuni risultati di un'indagine che è stata fatta su proposta dell'amministrazione nel periodo in cui stavamo sviluppando il progetto da presentare a Regione Piemonte per lanciare e far nascere il DUC di Settimo. Ma prima volevo darvi alcuni riferimenti brevissimamente su che cosa sono i distretti del commercio e qualche piccola indicazione su un'idea di sviluppo dei distretti del commercio che abbiamo maturato negli anni in cui queste iniziative sono nate in Italia, in particolare in Lombardia, e che ho avuto la fortuna di seguire praticamente dalla loro nascita nel 2008 con i primi bandi che sono stati promossi in Regione Lombardia. Chiaramente in Piemonte i distretti arrivano in un periodo successivo, fatto di tante sfide differenti da quelle che ci sono state in Lombardia nello scorso decennio e anche nel decennio precedente, ma anche con la possibilità magari di capitalizzare alcune di queste cose, alcune di queste esperienze, quindi magari di crescere anche in modo un pochettino più rapido di come è avvenuto in Lombardia. Però mi sembrava comunque utile farvi un po' vedere alcune delle possibili funzioni e dei ruoli di un distretto del commercio. Prima però mi corre l'obbligo di dare anche, in modo tale da poter iniziare un po' a rispondere, come diceva la dottoressa Musio, alla domanda che naturalmente uno si può fare, che cos'è un distretto del commercio, cioè questa sera di che cosa stiamo parlando. Questa è una definizione che riprende in parte quella proposta da Regione Piemonte, ma che di fatto è un po' una definizione anche ampia che è stata adottata anche da tante regioni in Italia, non solo la Lombardia, non solo il Piemonte, ma anche il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Campania, quindi un insieme di regioni in cui lo strumento dei distretti del commercio si sta diffondendo come un ambito di crescita del territorio che può essere rappresentato da un comune unico, quindi in questo caso, come nel caso di Settimo, un distretto urbano del commercio, o da un territorio composto da più comuni, quindi un distretto che viene chiamato distretto diffuso. Che cos'è un distretto? È un ambito in cui, vedete qui già da questa definizione, io ho voluto evidenziare alcune parole, e quelle in nero sono le parole che riguardano i soggetti coinvolti, quindi una molteplicità di soggetti che sono composti sia dagli enti pubblici, ma anche dai cittadini, dalle imprese e anche dalle formazioni sociali. Cioè, questa è una cosa molto importante da sottolineare. Il distretto non è del comune di Settimo, non è di Confcommercio o di Confesercenti, ma è di tutti e prevede il lavoro di tutti, ovviamente coordinato e con il dialogo di tutti, che deve aiutare l'economia locale a crescere basandosi sul commercio, quindi fare leva sul commercio come un elemento di innovazione, di integrazione e di valorizzazione di tutte le risorse che ha il territorio, che quindi possono essere sociali, culturali, enogastronomiche, attrattive, turistiche, insomma, qualsiasi sia l'elemento di valore che può arrivare dal territorio, il distretto può aiutare a metterlo a sistema con tutti gli altri, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività,
laddove necessario rigenerare o migliorare il tessuto urbano e soprattutto in ultima analisi sostenere la competitività delle imprese commerciali. Ma questo non perché si voglia aiutare le imprese commerciali perché sono particolarmente belle, no, ma perché le imprese commerciali sono parte di quel tessuto economico che fa crescere tutta la comunità, quindi tutta l'economia locale e la comunità attraverso la crescita di questo settore che ha una sua valenza importantissima, non solo in termini di economia e, diciamocelo, anche di imposte locali che quindi beneficiano le casse del comune, ma anche in termini, ad esempio, di servizio alla cittadinanza, in termini di sicurezza dell'ambiente urbano, di possibilità di svago, di vita sociale all'interno del territorio. Quindi questo far crescere il commercio come elemento di crescita di tutta l'economia, di tutta la comunità, anche con degli interventi integrati di sviluppo dell'ambiente urbano, che è un elemento molto specifico, molto preciso, inserito da Regione Piemonte. Quindi, una volta chiarito un po' cos'è il distretto e a che cosa serve, vi racconto velocemente quella che è stata un po' l'esperienza dei distretti lombardi. Un'esperienza che ha un percorso di crescita che vede man mano aumentare i ruoli e le funzioni di un distretto del commercio. Partiamo dal primo ruolo, quello di gestore o distributore di risorse regionali. Il distretto di Settimo, che è stato approvato da Regione Piemonte, è in corso, diciamo, di completamento, l'iter di approvazione del progetto del DUC, godrà, seguendo l'iter che è già stato approvato per i primi 25 distretti che sono stati approvati con qualche mese di anticipo rispetto agli altri, per esempio godrà di alcune risorse da investire, di conto capitale da investire in attività che possono servire al distretto. Ci aspettiamo anche che nel corso dell'anno poi si manifestino altre iniziative di promozione dei distretti grazie al contributo di Regione Piemonte. Però diciamo questo è solamente il primo ruolo, però è anche il primo momento in cui i distretti, almeno in Lombardia, hanno avuto una prima funzione che è stata appunto banalmente quella di far sedere tutti attorno a un tavolo per creare un progetto, che diciamo comunque non è poca cosa nel momento in cui poi questo progetto deve essere realizzato e portato avanti. Man mano che i distretti si sviluppano, cominciano a emergere altre funzioni. Un'altra, ad esempio, è lo scambio di informazioni. Io ho visto distretti diffusi, dove magari il polo locale, il comune, è un pochettino più grande, più esperto, condivideva informazioni per l'animazione del territorio, la gestione del commercio con i comuni più piccoli, ma anche abbiamo visto tantissime serate come questa di presentazione, di diffusione delle informazioni, ma anche di dialogo tra, ad esempio, l'amministrazione comunale o le amministrazioni e le associazioni di categoria, con la partecipazione dei rappresentanti locali delle associazioni di categoria, quindi un dialogo continuo, anche, ad esempio, uno scambio di informazioni tra associazioni locali di comuni diversi, quindi tanti modi per lavorare insieme attraverso il dialogo e lo scambio di dati e informazioni. Poi c'è una fase ulteriore in cui il distretto comincia a sperimentarsi su delle iniziative più di promozione, quindi di animazione del territorio, in particolare ovviamente animazione del commercio, dei pubblici esercizi e via discorrendo, che riguarda proprio l'organizzazione tipicamente di eventi, manifestazioni o di tutti i servizi che ne conseguono. Quindi parliamo di appunto l'organizzazione delle notti bianche, la condivisione di un calendario di eventi tra organizzazioni diverse o tra comuni diversi per evitare di andare a mettere insieme le notti bianche nella stessa data. Sembra una cosa banale, ma in realtà in alcuni territori il distretto ha avuto una funzione molto importante per coordinare queste attività, oppure la creazione di promozioni e altre forme di animazione del territorio. Vi faccio un esempio, anche ad esempio non solo dal punto di vista dell'evento in sé, ma dal punto di vista delle strutture o degli investimenti da fare per queste attività. Le luminarie natalizie di Bergamo, del Duc di Bergamo, che sono diventate molto famose, sono state anche esportate anche in altri contesti, anche in Liguria ad esempio,
come degli esempi di iniziative che migliorano la qualità dell'arredo urbano e l'animazione del DUC, del distretto, durante il periodo delle feste. Quindi non soltanto un elemento, quello della luce, che era il fil rouge, l'elemento portante della politica del commercio del DUC di Bergamo nel periodo natalizio, ma proprio anche, ad esempio, individuare dei punti dove far fare le foto, i selfie alle persone, l'utilizzare degli schemi di colore, di illuminazione delle luminarie simili ma diversi che connotassero le varie zone della città e così via. Quindi insomma tanti elementi che da questo punto di vista hanno rappresentato un elemento di coordinamento forte che prima non c'era. E poi il passaggio dopo la gestione di eventi e manifestazioni all'idea di coordinare la realizzazione di servizi di area, che sono delle iniziative di coinvolgimento di tutto il tessuto commerciale o della, insomma, maggior parte del tessuto commerciale, che possono portare beneficio quindi a tutta la comunità degli operatori. Faccio un esempio: la formazione, che è una delle tematiche previste anche dal DUC di Settimo, è molto importante per elevare la qualità dell'offerta commerciale del distretto, ma anche ad esempio tutto il tema delle promozioni. Vi faccio vedere anche qui un paio di esempi. Questo è un concorso a premi realizzato all'interno di un distretto della media valseriana, il distretto di Onio, lo vedete indicato dal logo, che prevedeva la realizzazione di un concerto in cui si sarebbero esibiti dei gruppi locali, dei gruppi di giovani cantanti di vari strumenti, di vari generi musicali, e la possibilità di poter ritirare una cartolina per votare questi artisti nei negozi del distretto, quindi solo nei negozi aderenti nel distretto, cartolina che dava, oltre alla possibilità di votare l'artista preferito, anche la possibilità di vincere fino a 1.000 euro in buoni spesa, anche questi offerti, diciamo, dal distretto, ma da spendere nei negozi. Quindi anche qui un meccanismo per trattenere i consumi e animare il distretto e condividere questa iniziativa di promozione tra tutti gli operatori commerciali. Altro esempio a cui io tengo molto, anche se è di qualche anno fa, ma di una decina d'anni fa, quando ancora forse non si parlava di buoni spesa per le scuole, che sappiamo bene sono una politica, una leva di marketing, ad esempio, della grande distribuzione, a quei tempi, o anche di Amazon, a quei tempi non si parlava di queste iniziative, e il distretto del commercio dell'Alta Valseriana Clusone, quindi un altro distretto della Valseriana in provincia di Bergamo, ha realizzato questo concorso dove le scuole del distretto dovevano, le classi dovevano raccogliere il maggior numero possibile di scontrini fiscali nei negozi del distretto. E questa iniziativa è stata abbinata anche a delle lezioni di educazione civica sull'importanza della legalità e del contrasto all'evasione fiscale, anche per dimostrare che i negozi, nonostante le cose che ogni tanto si dicono, non sono dei negozi che praticano a tutti i costi l'evasione fiscale e altre politiche di questo genere, ma anzi sono negozi dove gli scontrini vengono dati normalmente. E la classe che ha vinto, che ha presentato il maggior numero di scontrini, il valore maggiore di scontrini fiscali per diviso per il numero degli alunni, ha vinto una gita al parco Minitalia Leolandia, offerta da Minitalia Leolandia, ed è stata premiata con una sorta di assegno simbolico che rappresentava questa gita scolastica in Camera di Commercio a Bergamo, in un incontro in cui è stato anche coinvolto il questore di Bergamo, che ha tenuto una lezione a tutte le classi che hanno partecipato al concorso. Quindi c'è stato anche questo momento collettivo di premiazione degli alunni delle scuole. E infine, il quinto livello, quello forse più sfidante, che riguarda i ruoli che può avere il distretto, è quello di coordinatore non più solo di servizi, ma anche di vere e proprie politiche d'area. Qui il tema forse più, abbiamo visto tantissimi esempi di regolamenti condivisi,
di interventi di questo tipo, o di anche interventi legati alla tematica della rigenerazione urbana e del riequilibrio delle varie componenti del commercio locale, ma in questo caso quello che mi interessa mostrarvi è il tema dell'intervento sui negozi sfitti, quindi il contrasto alla desertificazione commerciale, che prevede l'utilizzo di tantissimi strumenti. Si va dai regolamenti e le ordinanze comunali alla mappatura delle attività commerciali sfitte, la mappatura del mix merceologico locale e così via, ma volendo anche a queste iniziative, anche qui torno al Duc di Bergamo, l'iniziativa di miglioramento estetico delle vetrine, delle aree esterne dei negozi, abbinata a un utilizzo, ad esempio, in questo caso di esposizione e vendita di opere artistiche, quindi chiamiamolo temporary shop. Quindi un'iniziativa per contrastare il fenomeno delle vetrine, magari anche favorire la reimmissione sul mercato immobiliare. Qui vedete che questa insegna riporta anche il numero di telefono da chiamare per un eventuale operatore interessato a entrare nel negozio, a usare il negozio per una vera attività commerciale, quindi un beneficio anche per il proprietario immobiliare, e quindi un'iniziativa che però ovviamente, come potete immaginare, richiede il coinvolgimento di tanti soggetti, non ultimi anche, anzi in primo luogo, i proprietari immobiliari. Quindi come vedete si possono fare tantissime cose e ci sono tantissime idee sul piatto che si possono mettere per far crescere la comunità, far crescere l'economia locale attraverso il commercio. A questo punto, da dove partiamo? Uno degli elementi che ci ha guidato nella definizione del programma di intervento del Duc di Settimo Torinese è stata un'indagine proposta, come vi dicevo, dall'amministrazione comunale sui residenti del Duc. Qui vi ho preparato un estratto con alcune slide, sono molte di più, anche perché c'è tutta un'analisi anche divisa sui quartieri di Settimo Torinese. Però per questa sera, anche per non annoiarvi eccessivamente, vi ho portato qualche piccolo esempio. Sono delle slide scelte, diciamo, fior da fiore rispetto a tutte quelle disponibili, quindi salterò un po' da un tema all'altro. Cominciamo con una domanda sul perché le persone, i residenti, frequentano il loro quartiere. E qui già devo dire che ci sono delle notizie confortanti. Cioè il fatto che in questa domanda, che ovviamente ha una risposta multipla, cioè uno poteva dare più indicazioni, quindi il totale chiaramente non fa 100, ma fa molto più di 100, la prima motivazione è la spesa alimentare. Comunque poi un utilizzo dei servizi disponibili a livello locale, ma anche, perché no, per passeggiare, incontrare gli amici, andare a bere qualcosa al bar, eccetera, e poi via via fare gli acquisti, usare servizi pubblici e quant'altro. Quindi un utilizzo da parte dei residenti, che io oserei dire sentito, del proprio quartiere, quindi una frequentazione proprio tipica, caratteristica dei contesti di vicinato, che quindi ci dimostra che il quartiere è ancora vissuto dalla cittadinanza. Magari meno positivi sono i giudizi sulla vivibilità e l'attrattività, o meglio, la vivibilità ha un giudizio nel complesso mediamente positivo, con addirittura ben più della metà, quasi diciamo il 60% dei rispondenti che danno al proprio quartiere un giudizio di vivibilità pari a 7 o più, quindi 7, 8, 9, 10 su una scala da 1 a 10. Però un 40% che non è completamente soddisfatto, però una media, quindi un voto pienamente sufficiente, anzi quasi che si avvicina al 7 per quanto riguarda la vivibilità. E magari, e questo potrebbe essere un primo elemento su cui fare qualche ragionamento, l'attrattività invece è un giudizio che non è pienamente sufficiente, e dove la percentuale di chi dà un voto da 1 a 6 arriva al 70%, quindi un po' una situazione un po' inversa rispetto, comunque differente rispetto a quella vista in precedenza. Altro tema, qui ovviamente io mi sto concentrando sulle cose anche magari un po' meno positive, ma non perché voglio parlare male di Settimo Torinese e dei suoi quartieri, ma anzi perché voglio dare uno stimolo a tutti per ragionare insieme su quali possono essere
le aree di lavoro per il distretto. Qui vedete la somma delle percentuali, c'era una domanda in cui si potevano indicare tre item, tre oggetti di valutazione come i più importanti da migliorare, quelli più da migliorare, vedete che ai primi tre posti ci sono la dotazione di parcheggi, l'offerta commerciale non alimentare e la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici. Il resto, diciamo, le altre voci hanno delle citazioni un pochettino più ridotte. E questo ci dà qualche stimolo a ragionare, ad esempio, da un lato sulla rigenerazione urbana, il tema dei parcheggi, ma anche sul fatto che probabilmente, e non lo vediamo ma ve lo dico io, ovviamente il tema dell'evasione dei consumi da settimo fuori non è tanto una questione, o non è particolarmente pronunciata nel consumi alimentari, ma lo è di più nel non alimentare, quindi domandarsi come possiamo aiutare i commercianti da questo punto di vista a migliorare l'offerta commerciale non alimentare, o come può l'amministrazione andare a intervenire sulla la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici. Difatti, però, la cosa interessante per chi ci dice non compro nei negozi di quartiere, il motivo principale non è il motivo del costo, che comunque è citato al secondo posto, ma è per due terzi dei rispondenti la gamma ridotta dei prodotti e servizi. Cioè, quindi, se poi magari lo aggiungiamo anche alla qualità dei prodotti che non risponde alle mie necessità, vediamo che anche qui non è tanto una questione solo di prezzo, anche se sicuramente sappiamo che le catene della grande distribuzione sono in grado di mettere in campo un'offerta conveniente, hanno delle economie di scala, sono in grado di essere più competitive del piccolo negozio di vicinato, ma in realtà molto probabilmente al residente di settimo piacerebbe vedere qualcosa in più, qualcosa di diverso. Come questo si declini poi sulle singole merceologie, io chiaramente adesso non ve lo posso dire, però e sapendo che i commercianti sono bravi, sanno fare il loro mestiere, quelli che resistono sul territorio e continuano a andare avanti la loro attività, probabilmente però come distretto si può provare ad aiutarli e a ragionare insieme a loro su questi elementi e spunti di miglioramento, ad esempio con della formazione o con altre attività di questo tipo. Due ultime slide sulle valutazioni dell'offerta commerciale del quartiere. Vedete piena sufficienza per bar e soprattutto l'alimentare, quindi a riprova del fatto che i consumi alimentari sono nel complesso tutto sommato abbastanza soddisfatti, quindi i consumatori sono soddisfatti dell'offerta alimentare del loro quartiere, da migliorare, qualcosa in più da migliorare, anche se non sono giudizi completamente negativi, su ristoranti e abbigliamento e poi via via le altre categorie merceologiche su cui abbiamo chiesto un giudizio. Infine, i complimenti per un giudizio nel complesso positivo, più che sufficiente, ai commercianti per la loro professionalità e anche per degli orari di apertura che sono evidentemente abbastanza in linea, quindi bene in linea con le esigenze della cittadinanza, quindi diciamo si sono tarati anche un po', evidentemente evolvono anche in funzione delle esigenze degli operatori. Anche qua però torna il tema della varietà o della qualità dell'offerta commerciale, che non è disprezzabile, ma non arriva ancora alla sufficienza e quindi su cui si può fare ancora qualcosa. Detto questo, i risultati sono già stati condivisi con i membri del DUC, quindi tutte queste informazioni sono già a disposizione del DUC, che quindi ne farà buon uso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per mandare avanti le proprie attività e informare, diciamo, e aiutare la presa delle decisioni. Io qui ho concluso, vi ho già rubato abbastanza tempo, vi ringrazio dell'attenzione e chiudo la presentazione. Bene, grazie mille. Adesso andiamo avanti, visto che questo è stato il primo presupposto che ci ha portato alla costruzione di quello che abbiamo fatto poi successivamente come lavoro del DUC, e passo la parola all'assessore Gaiola. Grazie Pina. Siete svegli? Ci siete ancora? Se ci siete, battete un colpo.
Mi rendo conto che a quest'ora sia dura, siete, avete lavorato tutti tutto il giorno, per cui io cerco di essere abbastanza sintetica. Intanto ho visto che, metto gli occhiali, ci ha raggiunto, credo, lo vedo da qualche parte, Silvano Rizzio, che è presidente della Fondazione ICM, poi ho forse visto Massimo Bergamini, presidente di SETA. Adesso capiremo bene perché questa sera sono stati invitati diversi attori, sono stati coinvolti diversi attori. Allora, provo a uscire. Ok. Oliviero ci ha spiegato bene che cos'è il distretto del commercio, almeno nella sua parte teorica. Quando a livello comunale, ma non solo, perché qui di fianco a me vedete Giancarlo Amberti, che rappresenta il Centro Settimo, Federica Fiore, ma insomma, come anticipato prima nei saluti, ci sono diversi soggetti che hanno deciso di avventurarsi in questa esperienza. Ecco, quando abbiamo deciso di partecipare abbiamo fatto una prima scelta. Potevamo scegliere, come hanno fatto altri comuni, di porzionare la città e quindi di sperimentare il modello del distretto su una parte della città. La nostra scelta è stata quella di, esclusi gli insediamenti commerciali, adesso esco dal tecnicismo, quindi quelli già organizzati, quindi parliamo di outlet, quindi le superfici che già hanno la loro dimensione organizzativa autonoma, il distretto del commercio riguarda tutta Settimo Torinese. Questo ha due implicazioni, un'implicazione diciamo positiva e una negativa. Quella positiva è sicuramente l'idea che il commercio abbia diverse funzioni sul territorio, quindi non c'è lo stesso commercio su tutto il territorio cittadino, però tutto il commercio cittadino deve essere valorizzato, quindi valgono le due cose. La cosa diciamo negativa è che le risorse messe a disposizione per una città di 50.000 abitanti sono poi da ovviamente riproporzionare e rimettere diciamo su tutto il territorio. Questo perché il modello che segue la regione è un modello diciamo di allocazione delle risorse a prescindere dalla grandezza della città. Ecco, quindi le stesse risorse del bando che prende Settimo Torinese sono quelle che vanno al comune magari di 2.000 abitanti, per capirci. Però questo era per dirvi che ogni scelta comporta delle conseguenze. Allora, qual è la situazione attuale? Quindi passettino indietro, tanto per tenerci frizzanti attivi. Nella situazione attuale, quindi pre-DUC, l'indagine che ha fatto vedere Oliviero è stata fatta a dicembre, quindi si parlava ancora di pandemia, un po' meno di guerra, nel senso che non eravamo ancora in guerra, quindi si è aggiunto diciamo un problema che ha delle ricadute importanti. La situazione precedente vede un universo, proprio così, un insieme di attori che insistono e che fanno delle cose ottimamente, peraltro, sul nostro territorio. Ci sono i singoli commercianti che tutti i giorni alzano la serranda, lavorano, sono a contatto col pubblico, chi usa i social, chi non li usa, chi contatta l'amministrazione perché ha il proprio singolo problema, il tributo, il suo pubblico e tutte le cose per le quali normalmente contattate, per dire, Cornero o me. Comunque l'universo, diciamo, negozio o comunque singolo commerciante. Abbiamo un OAD che è in Centro Settimo, che è l'associazione diciamo più longeva in Piemonte, quindi l'associazione di commercianti che ha una storicità, adesso non ricordo quanti anni sono, Giancarlo, 18 anni, però è quella che è diciamo più longeva in Piemonte, perché 20 anni fa era stato proposto un progetto simile diciamo a quello attuale, con delle caratteristiche diverse perché le leggi erano molto diverse. Voi sapete bene che prima c'erano le tabelle merceologiche, quindi insomma, come dire, il commercio non era libero. Qui diciamo, ci sono aspetti positivi ed aspetti negativi, come lo è oggi. E in quell'occasione nasce un Centro Settimo che ha resistito negli anni. I gruppi informali, adesso io non li voglio citare tutti, ma in questi anni l'amministrazione, cioè con Elena abbiamo lavorato molto nello stimolare la nascita di gruppi informali che non necessariamente debbono costituirsi in associazioni, perché il percorso per arrivare all'associazione è un percorso molto complicato e difficile. Per interloquire con l'amministrazione è sufficiente essere un gruppo, ma anche, come dire,
Adesso ne cito alcuni, mi viene in mente il Comitato Spontaneo di Via Torino, che è nato forse 2 mesi fa, un comitato molto giovane, mi viene in mente Via Roma, gli scioppini, 7 mesi che fanno promozioni sui social, cioè ognuno si è aggregato a suo modo. Poi ci sono le istituzioni, Comune di Settimo, la Camera di Commercio, la Regione Piemonte, Fondazione CM, io lo dico, siamo qui dentro, Archimede è una biblioteca che promuove tutto l'anno, quasi tutti i giorni, delle attività sul territorio, qui dentro e fuori, ma lo sapete meglio di me, ma poi c'è anche Suoneria, che ha intrapreso un bel percorso di evoluzione, soprattutto rispetto agli eventi, fuori e dentro Suoneria. Ricordo per esempio i concerti fatti su Via dei Partigiani quest'estate con il palco fuori, ed Ecomuseo del Fredano. E poi Fondazione Comunità Solidale, la cito perché in questi anni è stata di grande supporto per l'ente in questi anni di pandemia. Se non avessimo avuto fondazione, tantissime cose non le avremmo fatte e la ritroveremo poi nel nostro piano strategico. Sul territorio c'è anche Proloco, la conoscete tutti, attiva eventi, cioè Proloco viene chiamata spesso quando c'è la fiera da organizzare, insomma l'evento da animare. Ci sono tutta una serie di associazioni di volontariato, culturali, sportive, della solidarietà, stimo a, penso, tra le 200 e le 300 associazioni, poi vedremo post pandemia quante sono in grado di ripartire, ma ci sono e organizzano attività sul nostro territorio e altri soggetti. Tutti questi attori, fino ad oggi, o almeno fino a che non è nato il distretto, si sono mossi più o meno autonomamente, più o meno in modo organizzato, anche a seconda delle proprie reti di conoscenze. Quindi io ho più abitudine a parlare con Proloco, perché tra l'altro saluto che qui c'è Liliana Salvestroni, rappresentante del direttivo, allora mi rivolgo a Proloco. Sono più vicino al tema della solidarietà, contatto Croce Rossa, la consulta della solidarietà e via dicendo. Ma non c'è un sistema organico ad oggi, c'è un collettore, una rete che organizzi queste attività. Ad oggi tutti si muovono un po' secondo conoscenza, intuito e anche esperienza, cioè l'esperienza è un elemento da valorizzare. Questo che cosa produce? Io ho disegnato ieri sera alle 11 più o meno, mi sono messa a fare i pescetti, però questa slide che cosa vuole rappresentare? Ed è anche un po' una provocazione. C'è il mondo degli e-commerce, c'è la GDO, c'è la pandemia, ci sono dei grossi problemi, quelli di cui parlava la sindaca prima, cioè non è che uno voglia necessariamente far finta che quei problemi non ci siano. In questo momento quel cosmo che avete visto prima è così. Questo significa che il pesce grosso mangia i pesci piccoli, perché non c'è un'organizzazione dietro, una rete dietro che sostenga tutta l'organizzazione. Questo che cosa significa? Che nasce per questa ragione il distretto del commercio. Per essere partner del distretto, ovviamente la regione chiedeva requisiti, per esempio l'essere associazione. Il distretto del commercio comincia attraverso Regione Piemonte, il Comune di Settimo, l'ASCOM, la Camera di Commercio, l'ASCOM locale e ovviamente l'ASCOM provinciale, in centro Fondazione Solidale, Fondazione CM, che come vi dicevo al suo interno ha delle diverse articolazioni, cerca di mettere insieme queste forze proprio per riorganizzare non solo le attività sul territorio, ma integrare tutte le attività sul territorio. Sembra banale, ma fino ad oggi le cose non sono andate esattamente così. Voi vedete, l'ho portata, la Regione Piemonte ha, diciamo, tutti coloro i quali hanno vinto il bando hanno ricevuto una targa. Non è Venezia, per ora non prevediamo di stombare il Fredano, però ci tenevo a farvi vedere questa slide perché il rosso è il colore che abbiamo scelto come colore portante del distretto. Ovviamente la regione ha messo a disposizione un'agenzia di comunicazione che ha prodotto entro certi requisiti i loghi che rappresentano il distretto. Per noi la scelta è stata questa, uno skyline di Settimo, più o meno diciamo fedele, che ce ne stavano solo 3, diciamo, di simboli. Infatti abbiamo la torre, abbiamo la biblioteca Archimede e l'Ecomuseo del Fredano, adesso mi pare di capire. Comunque è
Questa scelta è stata fatta per rimarcare il fatto che il distretto si estende su tutta la città. C'è il tema del verde, e di questo magari ci parlerà un pelo di più Elena in chiusura, perché questa amministrazione ha deciso fortemente di voler intraprendere la strada della sostenibilità, che anche dal punto di vista commerciale ha le sue alla sua convenienza, ma è, diciamo, prima una scelta etica e morale e poi anche commerciale. E poi c'è l'acqua, perché per chi è nato o ha vissuto a Settimo e conosce le sue origini, l'acqua è stato un elemento dirimente. Tutta la tradizione e la cultura locale di Settimo si fonda sull'acqua. Poi noi abbiamo chiuso i Ri, insomma, cioè Settimo attraversata dai Ri, il fiume l'abbiamo tombato, però se si va a guardare la cultura cittadina, noi da lì veniamo. Quindi questo, vedete la targa, ce l'ha fornita Regione Piemonte, questo è il simbolo del distretto. Io non ve le racconto tutte queste, perché non voglio tenervi qua tanto, cioè fino a tardi. Intanto l'indagine che vi ha presentato Oliviero era veramente un estrattissimo ed era la media sui quartieri. Per chi lo volesse, c'è l'indagine fatta sul proprio quartiere, perché c'è magari il quartiere, diciamo, perché poi è un po' la media del pollo, no? C'è il quartiere che ha più necessità di parcheggi e invece, penso in alcune parti del Borgo Nuovo, nessuno ha segnalato la mancanza di parcheggi, e lo stesso vale per altri dati che sono stati dati. Quindi per chi lo volesse facciamo l'estrazione legata al proprio quartiere. Come si è svolto questo lavoro? È uscito il bando di Regione Piemonte, ci siamo candidati, quindi con i partner che vedete, anche con l'impegno di questi partner, perché ognuno di questi partner è stato chiesto di dare il proprio contributo. Candidandoci abbiamo presentato un programma di intervento, sono 75 pagine, per chi le volesse leggere le metteremo a disposizione. Ovviamente di queste 75 oggi ne presento 4, ho dovuto proprio scegliere, proprio tirare e cercare di fare la sintesi. Oltre a quello che generalmente si fa, abbiamo scelto di svolgere alcune azioni, quindi l'indagine sui cittadini, che è quella che avete già visto, il sondaggio l'abbiamo fatto sia sui cittadini che sugli operatori, quindi qualcuno di voi ha compilato il questionario, qualcun altro no, ma non importa. Sono stati già fatti 3 appuntamenti formativi su che cos'è, non solo che cos'è il DUC, ma anche l'utilizzo degli strumenti digitali, eccetera. Quindi queste sono le cose che sono state già fatte, siamo alla linea di tratteggiata. Oggi siamo in fase 5, vedete nei mesi, no? Quindi giugno del 21, ottobre del 21, febbraio del 22, arriviamo, diciamo, all'istituzione del commercio a febbraio-marzo del 2022, quindi praticamente 2 mesi fa. Oggi facciamo questo primo incontro pubblico. Che cosa succederà da oggi in poi? Probabilmente ci porrete delle domande, raccoglieremo dei quesiti, integreremo, diciamo, il programma che abbiamo già scritto. Da oggi, tra qualche settimana, partirà un'importante collaborazione per approfondire ancora di più l'analisi dei bisogni, cioè quando il cittadino ci dice io non trovo tutti i servizi che cerco, la domanda che ci dobbiamo porre è che cosa non trova e come facciamo a trovare quello che il cittadino cerca. Cioè, se io oggi non ho un negozio che tratti una determinata merceologia, come lo trovo? Quello che voglio sottolineare è che il distretto, ma questo lo diranno meglio Federica e Giancarlo, non è che lo fa il comune, lo fa il distretto del commercio. E il distretto del commercio è l'insieme dei partner che avete, cioè lo fa anche il comune ovviamente, ma è l'insieme dei partner che avete visto e che vi ho presentato prima. Quindi non è più il comune che si muove da solo e fa delle scelte a sé stanti, perché è il comune stesso che si deve confrontare con quei partner che avete visto prima e decidere insieme che cosa fare. Quando avremo concluso questa parte di analisi, ovviamente vi ripresenteremo i risultati, avremo una cassettina degli attrezzi tramite la quale esercitare poi delle azioni concrete. E quindi si va in fase 8, che è la fase dell'attuazione. Abbiamo gestito questa cosa qui come fosse un appalto pubblico, mettiamola così, no? Nel senso che c'è una fase di programmazione, una fase di progettazione, oggi c'è il progetto, e ci sarà poi una fase di esecuzione del progetto, che non è lontana, guardate, si tratta di qualche mese.
Nella slide precedente ci ho tenuto a sottolineare sotto in basso che tutte le attività che già svolgiamo e che facciamo e che portiamo avanti non è che si bloccano, è un percorso, come vi ha fatto vedere prima Oliviero, di crescita progressiva. Quindi vado avanti e ho estratto alcune delle parti del progetto. Allora ci muoveremo su tre pilastri fondamentali. Se la faccio lunga, tiratemi qualcosa. La competitività, la riqualificazione degli spazi pubblici e la sostenibilità sociale e ambientale. Non vi spaventate, questo è l'esempio, quindi non è tutta da leggere, cerco di andare molto sintetica io, delle azioni per rendere il nostro distretto del commercio, quindi tutto il commercio locale, più competitivo. Sono già state fatte delle cose, alcune vedrete, Pina, noi le brochure ce le abbiamo tutte, ok? A fine serata vi distribuiremo un po' di brochure che raccontino il distretto, ci saranno messe a disposizione delle vetrofanie, è già stata creata una pagina sul comune che spieghi che cos'è il distretto, è nata o sta per nascere la pagina Facebook del distretto, c'è la costruzione di un database degli operatori, che a voi sembrerà assurdo, ma gli indirizzi mail che ci lasciate o che... come si apre un negozio, si fa la scia, no? Cioè la segnalazione certificata di inizio attività passa, voi aprite, spesso rimane la mail del commercialista, perché è giusto, perché voi non volete avere contatto con noi, volete che sia il commercialista ad avere a che fare col comune, che spesso tratta di tributi, e quindi noi non abbiamo spesso la possibilità di contattarvi e di informarvi di quello che succede. Quindi con tanta calma e pazienza abbiamo già costruito il database degli operatori, che è del distretto, ovviamente non è del comune, quindi usciamo dall'ambito ente per rientrare nel distretto. È ovviamente un database in continua evoluzione. Poi alcune cose, eventi e manifestazioni, formazione e consulenza agli operatori, spesso ci sono delle risorse alle quali le singole attività commerciali possono attingere attraverso alcune associazioni di categoria. Penso ad Ascom Fidi, me ne parla sempre il consigliere Rignanese per dire. Quindi ci sono degli strumenti, ma anche strumenti messi a disposizione dall'amministrazione. Per dirvi che poi nella terza colonna ci sono le, diciamo, azioni puntuali, io ne ho presa una sola soltanto, che è quella sugli sfitti, era il tema del quale parlava prima Oliviero. Oliviero viene da Bergamo, se non sbaglio è per questo che è in streaming. Ci sono state città come Bergamo, Parma e Brescia che avevano un livello di sfitto che toccava il 50%, che non è poco. Che cosa succede quando c'è un negozio sfitto? Che nessuno più alza la serranda, nessuno più pulisce davanti al negozio. La passeggiata, qualunque passeggiata sia, è interrotta perché io vedo il negozio aperto, la vetrina magari anche fatta bene, ben illuminata, poi un buco, due buchi, tre buchi e poi magari il negozio successivo. Questo ovviamente ha due implicazioni. Una di presidio del territorio, perché il commercio è importante per un'amministrazione, ma soprattutto è importante per i cittadini perché presidia il territorio. Dove c'è il commercio, si verificano meno alcuni problemi di natura di ordine pubblico, per esempio, perché il territorio è presidiato, perché c'è qualcuno, e due, ovviamente, questo scoraggia il passeggio, lo shopping e tutto quello che ne consegue. Allora, questa è solo proprio una, è un esempio che vi volevo fare delle attività che si possono fare ed è l'analisi che partirà a breve. Intanto la mappatura dei negozi sfitti, di nuovo, l'amministrazione l'aveva già fatta e la aggiorna, ma è, come dire, la passeggiata che il dipendente comune, non è la passeggiata che si va a divertire, la passeggiata è prendo, vado e cerco di capire quali attività stanno cessando o sono cessate. In questo caso si fa in maniera scientifica, mappo gli sfitti, contatto le agenzie immobiliari, io so che qua c'è qualcuno in sala che lavora in un'agenzia immobiliare e ne abbiamo parlato tante volte. Ciò significa capire non tanto i motivi per i quali quell'attività è cessata, perché è incredibile dirlo, delle volte cessano anche perché il commerciante va in pensione, cioè capita anche questo, o perché c'è un turnover di attività. Avere idea di quanti negozi, non solo quanti, ma quali negozi sfitti ci siano, perché quel negozio e quell'attività è sfitta, ma anche le caratteristiche, cioè
la metratura del negozio, se negozio a magazzino, se non a magazzino, se al bagno, se non al bagno, se su un piano, su due piani, cioè tutto questo è inserito in un database unico. Database è anche solo un file Excel nel quale si inseriscono le caratteristiche, condiviso, perché magari io decido di aprire un'altra attività o ho degli operatori, conosco qualcuno che vuole entrare, io non so dirgli quali sono le caratteristiche di quel negozio lì che è chiuso, ecco, già solo questo aiuta. E poi ci sono tutta un'altra serie di attività che vi ha fatto vedere Oliviero prima, cioè il make up delle vetrine. È tanto tempo, qui non ci aiuta tanto la normativa regionale, che parliamo dei temporary shop, però sarebbe carino davvero che i proprietari immobiliari dicessero: riapro la vetrina e dentro faccio fare delle attività culturali, ricreative, ma anche solo per consentire a chi ha intenzione di affittare quel negozio di vedere il locale all'interno, magari anche pulito, e di vedere quali sono le possibilità. Questa è proprio solo una delle attività. Per spiegarvele tutte davvero ci metterei moltissimo tempo. Abbiamo finito il tempo. Ho finito il tempo, ma io ho finito perché sono bravissima. Il secondo pilastro di intervento è la riqualificazione degli spazi pubblici. Allora, le parti che vedete evidenziate, perché sono cose che sono, alcune sono state già fatte, parliamo della pedonalizzazione conclusa, ci sono alcuni correttivi, però la pedonalizzazione è conclusa, alcuni interventi che sono stati fatti su Piazza Campidoglio, altri interventi e più sulla parte di rigenerazione urbana che verranno fatti nello specifico nel quartiere Borgo Nuovo. Perché ho inserito queste slide e ve le racconto anche un po' velocemente? Perché siamo abituati a pensare al commercio parlando di commercio, no? Il negozio, quindi varco il negozio, cioè l'entrata del negozio, e mi occupo di quello. In realtà col DUC l'intenzione è quella di allargare, no? Cioè quella di considerare utili alcune azioni che aiutano il commercio in maniera collaterale, cioè se l'ambiente è pulito, se la città è promossa bene all'esterno, se sono riqualificati gli spazi sfitti, di questo beneficiano i commercianti che già insistono in quella parte di strada, in quel territorio, in quel quartiere. Arrivo all'ultima, la parte secondo me meno conosciuta e della quale vi rendete meno conto, perché me ne sono resa conto io mentre ragionavamo sul progetto, che è il tema della sostenibilità ambientale, che se ne parla sempre molto, ma spesso si entra poco in profondità. Intanto c'è tutto un trend pazzesco di persone che ormai si spostano, cioè che decidono di muoversi sulla città attraverso tutta la mobilità sostenibile, che non consumano più con le bottigliette di plastica ma con le borracce, che che per la colorazione dei capelli scelgono la colorazione green, cioè c'è tutto un mondo da scoprire, e quello ha un valore economico, non ve lo dico io ma lo sapete meglio di me. Ma se guardiamo di più all'aspetto di ritorno, quando si chiede ai cittadini, perché noi lo facciamo, almeno io lo faccio, di spendere il proprio patrimonio, i propri soldi sul territorio, perché bisogna, no? C'è questo trend, sosteniamo il commercio di vicinato, noi possiamo dire che il commercio già oggi restituisce molto ai suoi cittadini, e di questo noi non ce ne rendiamo conto, un po' per il presidio del territorio del quale vi parlavo prima e non lo ripeto, ma un po' perché ci sono tutta una serie di attività che voi singolarmente svolgete e che secondo me, se non sono socializzate o meglio condivise, nessuno racconta e nessuno sa, che sono davvero di ritorno. Cioè penso a chi durante la pandemia ha aiutato le famiglie, quindi aiuti alimentari con la propria attività ristorativa. Penso a chi sconta la piega nella settimana contro la violenza di genere. Penso a chi fa barba e capelli in ospedale. Penso a chi, guardo Giancarlo perché ce l'ho qui, collabora con le Special Olympics. Ci sono tutta una serie di attività che vengono fatte sul territorio e che rendono ovviamente il commercio molto vicino al cittadino, perché tra i partner avete visto Fondazione Comunità Solidale, che tra l'altro qua stasera è presente. L'anno scorso abbiamo avviato il progetto dei Merits, alcuni di voi hanno aderito, quest'anno, l'anno scorso era sperimentale, quest'anno speriamo di poterlo estendere a tutta la città, e la base di quel progetto è: se tu fai volontariato
e aiuti a riqualificare la tua città, sostanzialmente, poi hai dei merits, come dire, dei punti da spendere nei negozi aderenti. È un'attività che, come dire, è stata sostenuta economicamente, ovviamente, dal comune, e questo produce due effetti: stimola il volontariato e tu quei merits lì li puoi spendere solo nelle attività aderenti. Questo significa che non puoi andare a Torino, per citarne uno, a spendere quei soldi, non sono soldi, ma quei punti lì, che poi ovviamente il commerciante traduce in entrate. Ci sarà la parte 2 di questo progetto, sarà più sulla mobilità sostenibile, non è la serata, però se vorrete, insomma, faremo delle riunioni ad hoc. Tutto questo per dire che il distretto del commercio è un insieme di cose, è un insieme di azioni, e sono davvero davvero tantissime, che non risolvono la situazione domani, perché questo io lo voglio dire in maniera chiara, però danno visione sul futuro e cercano di creare un percorso da seguire che poi nel tempo produrrà i suoi risultati. Vado alle conclusioni, Pina, giuro. In fase esecutiva, e con questo concludo, ci saranno due, come dire, azioni fondamentali. La prima è l'attività delle istituzioni, in questo caso dell'ente, perché prima vi parlavo di cassetta degli attrezzi. È chiaro che il comune, ma voi lo sapete meglio di me, passo indietro, Bolkestein, liberalizzazione delle licenze, non possiamo più decidere chi si mette dove, perché ci si mette, perché un bar apre di fianco a un altro bar che apre di fianco a un altro bar. Cioè, questa cosa qui, noi non la, su questa cosa non possiamo agire, però possiamo esercitare, come dire, attraverso il DUC una serie di azioni per riavvicinarci a quel, non parlo delle tabelle merceologiche, però mi riferisco, insomma, a una funzione di stimolo nei confronti della regione affinché si torni a tutelare il commercio. Perché tutto questo giro di parole? Perché per come siamo fatti, come è fatto il nostro ordinamento, lo Stato può fare delle cose, la regione può farne delle altre, e al comune rimane tutto il resto. Quindi ci sono delle cose che proprio noi non possiamo fare, ma di cui possiamo, come dire, stimolare l'avvio. E questo ci vedrà impegnati sul fronte con Regione Piemonte, quindi con i nostri uffici, l'ufficio commercio, ma in realtà anche i nostri uffici tecnici, e con la Regione Piemonte, perché attualmente ovviamente è la regione che guida questi temi, e potremo agire attraverso regolamenti comunali. Faccio un esempio: se dalle analisi emerge che il nostro mix merceologico è mancante di alcune merceologie, noi possiamo attivarci per la ricerca di brand, per dire: tanto quella roba lì manca, non fa concorrenza a nessuno, il cittadino non la trova lì, la va a cercare altrove, per capirci. Ma possiamo anche cercare di indirizzare le attività, posto che il pubblico, questa cosa, il pubblico intendo l'ente locale, non la può fare, però possiamo tentare di indirizzare e di stimolare questa cosa. Basterebbe anche solo che funzionasse il database degli sfitti, perché io so che quando si libera un negozio partono le chat, partono i messaggi sotterranei, si dice, non si dice, cioè basterebbe già cominciare a socializzare un po' di informazioni. E poi ci siete voi, nel senso che affinché il pesce grosso non mangi il pesce piccolo si deve riorganizzare. E quindi io spero che si arrivi lì, cioè che si dice che l'unione fa la forza, e spero, insomma, che questo insieme di azioni ci porti poi a, lavorando tutti insieme, ai risultati che ci siamo prefissati. Non l'ho fatta lunghissima. Va bene? Grazie. Grazie, Assessore. Grazie, Assessore. Adesso noi abbiamo raccontato tutte queste belle cose, questo che stiamo provando a fare, ovviamente, perché non rimanga un qualcosa di vuoto o di sterile, occorre la collaborazione di tutti, principalmente vostra. E quindi per questo noi abbiamo invitato qua stasera la dottoressa Federica Fiore, che è il dirigente dell'ASCOM Torino e Provincia, e Amberti, che tutti conosciamo, perché non hai bisogno di presentazione, perché ci raccontino dal loro punto di vista
quello che stiamo cercando di costruire, visto che hanno soprattutto la dottoressa Fiore esperienze sugli altri distretti del Piemonte. Prego. Buonasera a tutti. Dunque, arrivare dopo presentazioni così tecniche, insomma, mi dà l'arduo compito di provare a dare un taglio un po' diverso, e quindi vorrei provare a toccare alcune cose che probabilmente avete in mente in questo momento, e che sintetizzare un percorso di 4 mesi che è stato preceduto da un anno quasi di lavoro, perché il bando della Regione Piemonte di cui si parlava, che è un bando che è arrivato con un grande sforzo delle associazioni di categoria del commercio, quando ci siamo seduti al tavolo con la Regione Piemonte ci hanno chiesto che cosa volete per il commercio, noi abbiamo detto vogliamo i distretti del commercio, perché li vogliamo, perché in altre regioni questo strumento ha dimostrato di dare dei numeri in termini di occupazione, di numero di imprese, di ricavati, di fatturati sul territorio misurabili, e quindi abbiamo detto vogliamo portare questa misura. Mai avremmo immaginato che arrivasse il Covid, mai avremmo immaginato che questa misura diventasse indispensabile. Io so benissimo che ogni giorno le vostre imprese affrontano, in questo periodo soprattutto, una serie di difficoltà di ogni genere, quelle evasioni di consumo, quelle criticità che vi abbiamo fatto vedere, che è il punto di vista del consumatore, soprattutto del consumatore non alimentare, voi le vivete tutti i giorni, le vivete quando vi accorgete che i flussi calano, quando vi accorgete che concludere una vendita è sempre più difficile, quindi quelle cose già le sapete. E però come possiamo fare concretamente ad affrontarli? Nel distretto noi, lo dicevamo prima, il distretto, il DUC, come lo chiamiamo noi simpaticamente per gli amici, il distretto urbano del commercio, è tantissime cose, ma non è altre cose. Cosa non è un distretto del commercio? Non è la panacea di tutti i mali. Le sfide del commercio sono complicatissime oggi. C'è l'e-commerce, c'è a Settimo, devo dire, Settimo è un grande laboratorio sotto questo punto di vista, perché alcuni elementi, alcune ferite, le chiamerei io, no, sono molto evidenti su questo territorio. Anche gli effetti che producono sono molto evidenti. Li risolveremo con il distretto? No, non subito, non domani. Possiamo provare a costruire delle strategie che sono utili però a migliorare la vostra attività individuale e collettiva? Sicuramente sì. Le esperienze di cui ci parlavo di Piero Cressa, ma quelle che abbiamo raccontato anche nei momenti formativi che abbiamo svolto in questi mesi, ci dicono che il distretto è un percorso, perché la seconda cosa che non è un distretto, il distretto non è un progetto. Voi siete abituati sicuramente ad aver visto realizzarsi, aver sentito parlare tante volte di progetti che hanno a cuore le imprese. Ecco, il distretto non è qualcosa che inizia e che finisce. Noi abbiamo costituito con un percorso a tappe l'opportunità di creare per questo territorio, per questo ambito territoriale che ha un perimetro, che ha delle specificità uniche, ha delle combinazioni di attori del territorio che sono uniche, abbiamo costruito le basi per riuscire a costruire da soli quella che può essere una ricetta giusta per questo territorio. L'ultima cosa che non è un distretto, il distretto non è un ring. Gli attori che sono nel distretto, le imprese, il comune, gli altri partner, non sono nel distretto per scontrarsi, ma sono nel distretto per allearsi, per fare squadra. Quindi nel distretto si portano i problemi, ma i problemi si portano perché possano essere affrontati. Io dico sempre, prima la dottoressa Musio diceva che ho una grande esperienza perché Ascom, Confcommercio, Torino e Provincia, io sono della sede appunto provinciale, ha accompagnato 20 su 77 distretti a livello regionale, quindi ne ho seguiti tanti. Allora provo sempre a dire a tutti che c'è una regola fondamentale perché il distretto funzioni:
nel distretto, ogni volta che si porta un problema si deve suggerire anche una soluzione, un tentativo di provare ad affrontarlo, che magari non sarà la soluzione che adotteremo, ma è almeno un tentativo, è l'esempio di un approccio propositivo, proattivo, che è una parola che va tanto di moda in questo periodo. Allora vorrei provare anche a dirvi una cosa che fino ad ora forse abbiamo detto in tanti modi diversi, ma io la voglio dire proprio in modo molto esplicito. Stasera voi siete davanti a noi, no? Siete una platea, però questa non è la posizione che manterrete, diciamo così figurativamente, all'interno del distretto, perché le imprese, la maggior parte di voi stasera immagino siano imprese, le imprese sono le protagoniste del distretto, perché hanno un duplice ruolo. Innanzitutto, alcune delle misure che sono state raccontate sono solo una parte delle tante misure che si realizzeranno, che vanno dai vantaggi economici, da opere anche che realizzeremo. Il distretto riceverà sicuramente anche dei finanziamenti, alcuni arriveranno tra poco, vedremo già a breve, la dottoressa Mutio scalpita su questo, ma arriveranno, dobbiamo essere fiduciosi. Arriveranno 50.000 euro tra poco, entro la fine dell'anno arriverà un'altra tranche più consistente di risorse, e probabilmente queste prime risorse voi le vedrete investite in delle cose materiali, perché alcune delle cose che faremo saranno investimenti, trasformazioni anche fisiche della città. E su questo voi dovete suggerire anche alla città, che ha la sua visione, qual è il vostro bisogno, qual è la vostra necessità, qual è la vostra priorità. Ecco, se possiamo esprimere un desiderio che si avvera, da che cosa partiamo? Ma faremo anche cose immateriali, si diceva prima la formazione, ma molto di più faremo la promozione del territorio. Settimo, lo si diceva prima, ha una peculiarità unica, ha non solo il più longevo, ma l'unico OAD, organismo associato di impresa, che non solo è nato in Piemonte, ma ha resistito. E questo, guardate, è una cosa unica ed è merito solo vostro, delle persone che su questo territorio con tenacia, nel corso degli anni, passandosi il testimone, hanno creduto per prime nel commercio, qualche volta anche da sole, quindi anche senza le amministrazioni. Non è questo il caso, ma è così. E allora chiudo, prima di essere bacchettata. Allora, queste opportunità uniche noi le dobbiamo cogliere. Le dobbiamo cogliere insieme a voi. Non si è detta una cosa. Il distretto si caratterizza per un partenariato. Se l'ASCOM è stata firmataria del primo accordo che ha reso possibile il distretto, lo ha fatto non solo per conto dei propri associati, ma in rappresentanza di tutte le imprese. Sedere al tavolo con l'amministrazione vuol dire porre voi allo stesso livello dell'amministrazione, dare la possibilità, fatemi dire anche unica, anche se l'amministrazione di Settimo è un'amministrazione molto aperta all'ascolto, ma di poter dire la vostra e costruire, essere parte attiva. Questa è un'occasione unica, e fatemi dire, 77 distretti in Piemonte sono sicuramente un numero importante, ma rispetto al numero di comuni, di territori, non è un numero esaustivo sicuramente i distretti, quindi essere distretto è una grande opportunità. Sta a voi coglierla e non sprecarla. Il distretto è nato, adesso dobbiamo tutti insieme fare in modo che cresca e che raggiunga i vostri obiettivi individuali e di territorio. Grazie, sì, dottoressa, sì, assolutamente, brava. Bene, passiamo la parola al presidente di Incentro Settimo, che tutti conosciamo. Perché... Vabbè. Grazie. Prego. Buonasera, grazie a tutti, grazie di questi interventi delle persone che mi hanno preceduto e che hanno sintetizzato in maniera estremamente completa quello che è questo progetto. Quello che mi ha colpito e che vorrei condividere con voi è che noi lavoriamo sul territorio commerciale di Settimo da tanti anni, no? Il nostro organismo associato di imprese, il Centro Settimo, è nato nel 2004 e quindi di fatto di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Il mondo del commercio è cambiato, ci sono stati tantissimi cambiamenti che hanno un po' stravolto il nostro modo
di fare commercio. Era un momento un po' di stanca, no? Se mi permettete. Io stesso negli ultimi anni ho manifestato più volte la volontà di piantarla, perché alla fine mi sembrava veramente una battaglia persa, no? Lo sapete, le discussioni che abbiamo fatto, qualche volta con alcuni di voi ci confrontiamo quotidianamente, con altri in occasione delle assemblee come questa. E io ho manifestato più volte la volontà veramente di farla finita del tutto, no? Nel senso di non occuparmi più del commercio organizzato, perché dico, siamo sempre alla stessa discussione, alle stesse cose, alle stesse menate, cioè basta, non ne posso più, e infatti farò altro. Poi dopo è partito questo progetto e devo dire, mi sono abbastanza entusiasmato. Dico, entusiasmarsi a 60 anni dopo 25 anni di commercio non è così scontato, però mi sono entusiasmato e ho cercato di trasmettere ai colleghi del direttivo di Incentro un po' di questo entusiasmo, perché finalmente ho visto un progetto con una visione del futuro ampia, con una visione che va al di là, permettetemi, non voglio offendere nessuno, delle fiere, delle bancarelle, delle menate che fanno parte della nostra vita, ma che hanno una portata, se vogliamo, un po' limitata, no? Qui stiamo parlando invece di un'organizzazione, di un progetto, anche se non è un progetto, ma di una cosa che, chiamiamola come vogliamo, vede coinvolti tutti gli attori che ci sono sul territorio, no? Noi sempre ci siamo sentiti abbandonati perché i commercianti, i poverini, di qui, di là, e il comune non fa quello che vogliamo e nessuno ci ascolta, nessuno ci vuole. Qui abbiamo per la prima volta un progetto vero di collaborazione tra pubblico e privato che ci consente di guardare un po' oltre quello che è la nostra visione della nostra attività, della nostra bottega, della nostra via, no? Stiamo parlando di una città che ha 50.000 abitanti, che ha una serie di criticità importanti, perché noi siamo una città, se vogliamo, bella da vivere, dove tutti noi lavoriamo da anni e viviamo, alcuni di noi vivono, ma che ha anche la sfiga di avere intorno la più alta concentrazione mondiale della storia di centri commerciali e di grande distribuzione organizzata. Cioè questa roba qui, chiunque, adesso non voglio fare nomi e cognomi, ma qualcuno, analizzando la situazione di Settimo, ha detto, madonna, ma voi avete la più alta concentrazione della storia di grande distribuzione organizzata. Sì, abbiamo la più grande distribuzione del mondo di outlet, di settimiceli, di tutto quello che volete. Siamo sfigati, sì, però possiamo anche alzare la testa e pensare di fare qualcosa di più, no? Quindi magari grazie a oggi una lungimiranza di alcuni soggetti, dall'ASCO all'amministrazione, a tutti i partner di questo progetto, possiamo finalmente guardare un po' oltre, guardare un po' in maniera più ampia e più strutturata quello che potrebbe essere il nostro futuro. Abbiamo visto e verificato in tempi non lontani che i centri storici desertificati sono un magone per tutti. Quando avevamo la chiusura del lockdown, l'idea di passare per il centro di Siena, cioè non ci passava nessuno perché eravamo in lockdown, però era una roba veramente mortificante, no? E questa roba mortificante che a noi è capitata per via di questa maledetta pandemia, in alcuni luoghi del mondo è presente perché c'è stata una desertificazione dei centri storici che è avvenuta in maniera più o meno progressiva negli anni e che ha portato i centri, le downtown delle città americane piuttosto che di alcune grandi città del mondo ad avere solo uffici che poi di sera si chiudono e le città rimangono morte, se non illuminate da alcune aree della grande distribuzione organizzata, no? In molte città degli Stati Uniti, piuttosto che del Sud Africa, piuttosto che di altre zone d'Europa, la gente vive, vegeta e si muove solo all'interno di grandi strutture commerciali organizzate. Ma noi abbiamo visto che la vita è un'altra cosa, cioè passeggiare nel centro di una città vera, con delle vie vere, con delle persone che ti conoscono, ti salutano e ti accolgono in un certo modo, è tutto un altro modo di vivere. E questa roba
è anche riconosciuto dal fatto che questi sondaggi ci dicono che non è sempre l'e-commerce piuttosto che la grande distribuzione la soluzione dei problemi di acquisto o delle scelte che la gente fa. Quindi noi non siamo destinati a soccombere per definizione, siamo destinati a evolverci, perché è normale che sia così. Il mondo è cambiato, quando eravamo ragazzi molti di noi non si sapeva cosa fosse internet, non si immaginava di poter le robe, di comprare le cose per telefono e riceverle dopo mezza giornata sotto casa, non si immaginava di pagare tutto con la moneta elettronica. Il mondo è cambiato, dobbiamo cambiare anche noi, no? Non possiamo dire così io non posso andare avanti se non cambiano le cose. No, dobbiamo cambiare noi, dobbiamo pensare in modo diverso, e finalmente oggi abbiamo la possibilità di avere una visione del futuro che ci dà una grossa speranza di poter riuscire a modificare le nostre strutture, le nostre realtà in modo vincente. Poi molte delle cose che sono state presentate anche da Oliviero Cresta di Trade Lab, noi le abbiamo già sperimentate, no? Perché in fondo noi siamo avanti su questa roba qua, anche se qualcuno non ce lo riconosce. In centro ha fatto un sacco di robe nei tempi passati che forse erano troppo avanti per il momento in cui le abbiamo presentate, no? Però di fatto delle esperienze ne abbiamo fatte, e molte. A questo punto il fatto di vedere però da una visione più ampia il tema degli sfitti, il tema della riorganizzazione del commercio, del mix di prodotto che può esserci all'interno di un'area commerciale, è sicuramente un discorso che per noi è estremamente innovativo e che non è alla portata di una realtà come la nostra. Quindi di fatto grazie a questa collaborazione fattiva di tutte questi enti e di queste organizzazioni che stanno collaborando con noi. Quello che io vorrei, ed è un po' il sogno che abbiamo da tanti anni, è che però i colleghi si dessero, adesso noi siamo qua, quindi capiamo l'importanza di questo tipo di progetto, ma io vorrei che i colleghi che non sono qua venissero sensibilizzati e capissero che non si può solo stare in negozio con le braccia incrociate a lamentarsi piove, governo ladro, comune di qui, comune di là, e la gente non viene più a comprare. La gente non viene più a comprare se il tuo negozio è come era 100 anni fa. La gente non viene più a comprare se non sei stato in grado di cambiare la tua offerta commerciale, se non sei in grado di allestire le vetrine in modo tale da essere attrattivo per la gente. La gente quando viene a comprare i negozi deve avere un'esperienza di acquisto piacevole, non può arrivare lì e trovare la gente con le trombe o con il fastidio di avere un cliente che magari viene solo a chiedere un'informazione. Perché abbiamo d'altra parte una realtà che schiacci un bottone e compri una cosa, se non ti piace gliela mandi indietro, ti restituiscono i soldi. Quindi pensiamo sempre in maniera più ampia possibile. Quello che appunto vi dicevo, mi piacerebbe che i colleghi entrassero in questo ordine di idee, sposassero questa causa. Io non ho mai ambito ad avere il Centro Settimo come madre di tutti i commercianti in tutta Settimo, perché abbiamo visto che non è possibile, ma vorrei che i commercianti come suggeriva e come in parte sta avvenendo, però vorrei che succedesse in maniera più strutturata, che si formassero dei gruppi di commercianti organizzati che siano in grado di rappresentare qualcuno, che quando si presentano a questi tavoli, in questi momenti di costruzione di futuro, rappresentino qualcuno che condivide il loro stesso modo di vedere le cose, e che quindi ci consentano di continuare a fare questa programmazione che ci porterà a vivere in una città migliore, più competitiva, più attrattiva, senza negozi sfitti o con un numero di negozi sfitti ridotto, e con un mix di prodotto che consenta alla gente di venire volentieri nelle nostre vie a passeggiare, a comprare, a fare quello che bisogna fare in un'area commerciale urbana, no? Quale è la nostra. Vi faccio un ultimo esempio che secondo me è sintomatico e che mi ha fatto un po' male. Come diceva Chiara, io mi occupo di Special Olympics, che è un programma di allenamento sportivo per atleti disabili, intellettivi,
il mese di giugno avremo i giochi nazionali estivi a Torino, no? Arrivano decine di migliaia di persone, e sono 3.000 atleti, 2.000 familiari. Questi familiari hanno chiesto di fare delle visite, delle gite all'interno della città. E una richiesta che hanno fatto è fare una gita di shopping. E hanno chiesto all'outlet di mettergli a disposizione un autobus e andare a Roma. A me veniva già il tour room, perché ho dovuto dire di sì, cosa dovevo dire? Venite a Settimo in Via Italia. Sì, potevo anche dirlo, però voi immaginate della gente che arriva da tutta Italia, la portiamo in centro Settimo o in qualunque quartiere di Settimo, non siamo pronti oggi ad ospitare un pubblico che vuole fare dello shopping di qualità o con una varietà di offerta così ampia. E quindi ho dovuto, con grande disgusto, non si può dire, ma con così un po' di chagrin, accettare che l'auto mettesse a disposizione un autobus che il martedì 7 giugno porterà la gente dal Palavela, dove abbiamo l'hub centrale del villaggio olimpico, a fare shopping a Settimo, ma non a Settimo dove volevo io, ma a Settimo all'Outlet Village. Questa roba qui ci fa capire che se il centro è attrattivo, se c'è un assortimento di negozi di qualità, se riusciamo a diventare di nuovo competitivi anche per chi vuole investire sul territorio, no? A questo punto abbiamo una carta vincente che si fa rimanere una realtà sul territorio, non ricordata solo per alcune cose, ma anche per il fatto di avere un commercio di prossimità, moderno, attrattivo, efficiente e che fa piacere essere frequentato da gente che arriva da fuori dalla nostra città. Grazie, lascio la parola al sindaco. No, sì. Lascio la parola a Pina. Grazie. Questo ovviamente è il risultato a cui vogliamo tendere, se no non saremmo tutti qua. Lascio la parola alla sindaca per le conclusioni della serata. Grazie a Pina, che è anche il manager del distretto, sì. Anche se non l'abbiamo ancora detto, anche se naturalmente qua lo sanno. Cercavo al di là del cercavo di mentre vi guardavo di immaginare che cosa steste pensando in questo momento, al di là di chi fa apertura domani mattina e posso immaginare che cosa stia pensando, cioè muoviti, avete ragione tutte e tre, almeno gli sguardi che ho incrociato, ma io provo a fare una forma di conclusione che naturalmente non è una conclusione, perché come ha detto molto bene Fiore prima, il distretto è un percorso, quindi non ha alcun senso, non hanno alcun senso le conclusioni. Cerco di essere il più stretta possibile, anche perché in realtà credo che sia molto utile provare ad intercettare intanto alcuni delle prime reazioni oggi, anche se qualcuno di voi conosce il percorso, ne è parte, ha già partecipato agli incontri, quindi qualcuno ha già un po' in mente il da farsi. Allora, l'ho accennato velocemente prima e poi è tornato fuori durante la discussione. Noi ci troviamo ad affrontare un periodo nel quale è richiesta la necessità di ripensare alcune delle modalità con le quali abbiamo gestito da sempre alcuni settori. Questo vale per tante altre vicende, vale sicuramente per il commercio. Guardavo cena prima, e penso ogni volta che mi trovo a raccontare i cambiamenti del commercio, a me viene sempre in mente l'87, quando la via centrale divenne pedonale, no? Perché avendo anche lavorato per un po' di tempo sulla pedonale, mi ha sempre colpito il racconto di chi diceva che nell'87 era assolutamente impensabile pensare alla città di Settimo divisa a metà, bloccata nel trasporto, bloccando quel doppio senso che c'era, che tanto non riesco mai a immaginarmi come si potesse esserci, e i passaggi che c'erano, perché quell'idea lì del non avere il passaggio continuativo è soprattutto quello che ha portato alla città, no? Perché la pedonale ha letteralmente stravolto la viabilità nella nostra città. Quando parlate con coloro che arrivano da fuori, quasi sempre la prima cosa che vi dicono è: ma come facciamo ad arrivare in centro? Ma Settimo è piena di sensi unici, ma come diamine si arriva qua? Adesso come torniamo a casa? Eccetera. E, è chiaro che la forma della nostra città è una città che racconta una trasformazione, è una città molto molto piccola, una città immensamente grande in pochissimo tempo, con una parte della città tagliata letteralmente in tre parti dalla ferrovia.
Ma la pedonale ha sicuramente modificato in modo importante la viabilità, questo non c'è dubbio, ha cambiato moltissimo le abitudini, eppure ha cambiato anche radicalmente le abitudini dei settimesi, che hanno imparato a ritrovarsi intorno al commercio di vicinato, perché senza quel centro lì, e non è capitato così in tutte le città, se voi andate, adesso siamo in streaming, i colleghi sindaci si arrabbiano, ma se voi andate a Nichelino, per dire, che città popolosa come la nostra, il nostro stesso numero di abitanti, una storia identica alla nostra, solo periferia sud, ma costruita esattamente con dinamiche molto simili a quelle di Settimo, che non ha un centro, perché sapete che non è mai stata individuata, no? Non c'è mai stata una scelta in un momento in cui qualcuno ha deciso che adesso questo diventa il centro della città e intorno a questo centro costruiamo l'identità della città. Non c'è neanche questa idea di commercio. In realtà, a partire da alcune scelte, no? Anche decisioni anche radicali, ad esempio quella di cambiare la viabilità di un luogo e di renderla pedonale, si è pian pianino modificato il commercio intorno a quel luogo. Le abitudini si sono modificate, noi certamente non siamo una città storicamente abituata, no? Non abbiamo i portici, è facilmente riconoscibile che la nostra non è una città storica, abituata alla passeggiata, alla copertura per non bagnarsi, a tutto quello che invece hanno altre città storicamente nate dall'abitudine a ritrovarsi intorno a un centro riconoscibile. Eppure quei cambiamenti fisici hanno cambiato tutto ciò che stava intorno. Questo significa che noi oggi siamo evidentemente in un momento simile e dobbiamo fare lo sforzo complicato, perché nulla è facile naturalmente quando occorre ripensare anche le strategie, di provare a tenere insieme le infrastrutture fisiche, che necessariamente, ho fatto l'esempio della pedonale perché è un esempio molto evidente, ma le infrastrutture fisiche cambiano sempre le abitudini delle persone. Quindi quali sono le infrastrutture che ci possono essere più utili? Naturalmente l'obiettivo dell'amministrazione è sempre mirare alla maggior vivibilità possibile della città, no? Non è che possa essere altro. Però intorno a quelle infrastrutture, intorno a quel cambio di infrastrutture possono nascere delle esigenze, non per forza solo in centro, ma in generale nella città. E poi un sistema di organizzazione che il distretto dà. È un'organizzazione che ci tiene insieme, ci obbliga a stare insieme ed è fondamentale perché nello stare insieme possiamo provare a guidare insieme anche il percorso delle norme. Faccio degli esempi. È chiaro che il comune non potrà mai sostituirsi al privato, il privato fa il privato e non saremo mai in grado, e viceversa, il privato non potrà sostituirsi al comune perché abbiamo ruoli diversi da sempre. Ma se lavoriamo insieme sulle infrastrutture, se lavoriamo insieme sul tema dell'organizzazione, cioè ci diamo un'organizzazione che è l'obiettivo del commercio, e se proviamo a ragionare insieme anche sul metodo, no? Cioè su quelle che possano essere delle strategie normative e su quelle noi possiamo agire, forse gli effetti possono arrivare di trasformazione possono arrivare in meno tempo o comunque possiamo provare a misurarli insieme. Prima l'assessore ha provato a usare l'immagine appunto del tenersi insieme per tutelarci vicendevolmente, che secondo me è una buona intuizione. Faccio un esempio solo rispetto alle norme, anche per essere un po' più operativa. Sapete, perché ci siamo trovati a dirlo altre volte, noi siamo in una fase di ripensamento del piano regolatore. Il piano regolatore è per il comune è l'essenza del comune, no? È ciò che riguarda il futuro, la fotografia del presente, ciò che riguarda le norme, ciò che racconta che cosa ci aspettiamo la città nei prossimi anni. Nelle norme, non tanto nella parte del piano regolatore generale, ma nelle norme del regolamento edilizio, alcune valutazioni noi le stiamo già inserendo, ma il confronto col distretto diventa fondamentale anche solo per capire se è una direzione comune. Vi faccio un esempio concreto. Dialogando con naturalmente con Fiore, ma in generale con il distretto, e penso di poterlo citare anche col professor Tamini ancora recentemente, che è la persona che per molti versi ha seguito anche alcune delle esperienze citate prima, compresa quella di Bergamo, in Piemonte sta seguendo ad esempio quella di Asti, pur partendo da condizioni oggettivamente complesse, perché il fatto che noi si abbia intorno il più grande retail park del Piemonte, che è Settimo Cielo, e che si sia davanti a un'onda anomala come Sarato Dream, non è che non ci possa proprio, cioè non è che ci lasci esattamente tranquilli, perché la capacità di spesa dei nostri dei cittadini è sempre evidentemente quella, per cui dobbiamo diventare attrattivi in qualche altro modo, perché altrimenti rischiamo necessariamente di avere delle difficoltà.
A partire da quella situazione lì, però, altre città anche altre città che avevano situazioni non così diverse dalle nostre, penso al tema dello sfitto, hanno scelto ad esempio di seguire alcune strategie normative. Faccio un esempio che stiamo provando ad inserire adesso nel piano regolatore, quindi se ha senso bisogna che ce lo confermiamo, insomma, altrimenti dobbiamo evidentemente stralciarla. Noi stiamo agendo su una città che, ed è una novità assoluta per una città come Settimo, che è formata. Settimo è sempre stata in evoluzione negli anni, è cresciuta in modo molto molto veloce, ha passato anni, ancora gli ultimi piani regolatori raccontavano tantissima capacità edificatoria, adesso la città è formata. Noi dobbiamo lavorare non tanto sull'aggiungere capacità edificatoria nei prossimi piani regolatori, ma sul dare forma, no? Sul dare connessione, sul dare vivibilità, sul dare il diritto ai luoghi pubblici, al verde, alla cura, più che all'aumento dell'edificazione. Ma nel ragionare sul consolidato, un aspetto che abbiamo cominciato a aggiungere, che si chiama tecnicamente indifferenza funzionale, è se io oggi ho un'attività commerciale oppure ho un'attività artigianale oppure ho un'attività di piccolo, naturalmente parliamo sempre di commercio sotto i 250 metri quadri, ma è naturale, nel senso parliamo sempre di negozi di vicinato, le trasformazioni, cioè le trasformazioni orizzontali di funzione tra un'attività e un'altra sono sempre possibili. Questo perché? Perché, lo diceva prima l'assessore e forse anche Fiore quando parlava dello sfitto, il primo obiettivo è evitare di avere in qualunque parte, non solo in centro, perché il centro soffre meno in questo senso, vetrine vuote. Allora, se il tema è quello di favorire il più possibile la flessibilità tra strutture, la possibilità anche di modifica funzionale, cioè tra le possibilità anche diverse che stanno tra artigianato e commercio, naturalmente sempre ipercompatibili col tessuto urbano, non è che facciamo l'officina al posto, non so, dell'ottico, dico ottico, Gianco, Giancarlo, insomma, ma se dobbiamo creare le norme che garantiscano maggiore flessibilità possibile, in questo il comune può essere un ottimo alleato, perché le norme vengono scritte. Occorre fare una riflessione, naturalmente, perché qualunque azione noi si introduca, naturalmente ha un effetto diretto, e quindi è tipicamente una valutazione da costruire insieme. Penso al tema della tassazione. Non è semplice agire sulla tassazione, lo sapete, perché le aree sono individuate, ma non è impossibile. Cioè, provare a dire, faccio un altro esempio perché è un altro dei temi che è venuto spesse volte è stato citato. Se ritenete che sia importante riuscire a concentrare la presenza di servizi in alcune aree della città, a discapito di altre, oppure sia meno utile avere servizi in alcune zone della città, perché in quelle aree è più importante tutelare, non so, la presenza dell'esclusivo commercio e meno dell'attività di servizio, e invece provare a portare il servizio in altre aree della città, in quel senso di nuovo una valutazione sulla tassazione ci può aiutare. Però anche in questo senso occorre confronto, perché io ad esempio su questo tema sono un po' più prudente anche di altre città che sono state molto esplicite su queste scelte, perché non è detto che sia il nostro obiettivo, nel senso che la nostra città ha caratteristiche tali per le quali non è detto che la ricetta che ha funzionato così bene a Bergamo possa funzionare anche a Settimo. Però uso il tema delle norme solo per dire che ci sono delle leve che noi possiamo provare ad usare. Siccome sono sempre leve che hanno un'incidenza determinante sulla vita di chi lavora, proverei a fare lo sforzo di usare il distretto anche con quella logica lì. Chiudo con, Chiara mi aveva detto, prova a fare anche un passaggio sulle attività che stanno partendo, temo solo di andare molto lunga e quindi non le cito, chiudo solo con un esempio. Ho 5 minuti, guardo chi apre domani mattina. Sì. Non mi hanno dato 5 minuti, secondo me non me l'hanno dati. Comunque, è una fase interessante di evoluzione delle infrastrutture, e per quello che sono partita da lì, perché in particolare la possibilità che ci dà il PNRR è quella di partecipare ad una serie di attività sempre legate alla rigenerazione urbana.
Rigenerazione urbana però va fatta di nuovo con una logica, no? Sul centro abbiamo scelto di lavorare, anche se in quel caso con risorse dirette dell'ente, sull'allungamento della pedonale, in modo da provare a cominciare a concludere questo percorso che porta, diciamo, dall'asse delle scuole, diciamo, via Milano fino alla biblioteca, e lì manca un'altra parte di rigenerazione importante che è iniziata ma che sicuramente avrà bisogno anche del privato per concludersi, no? Faccio riferimento in particolare al mondo Standa, all'ex Standa. Su Via della Repubblica avete visto che il pubblico ha cominciato a far partire gli investimenti. Il 7 di maggio inaugureremo il parco, in questi giorni abbatteremo gli spogliatoi che permetteranno un arretramento e quindi anche la conclusione dei parcheggi, del marciapiede, quindi quell'area che di Via della Repubblica che è sempre stata l'area dei retro, no? Pian pianino il parco, l'aggancio con la biblioteca, il lotto di investimenti privati che un po' alla volta partiranno cercando di liberare sempre di più, creando sempre più spazi aperti lì in mezzo. Abbiamo vinto un bando per riqualificare tutta la parte davanti all'anagrafe, che è importante perché è l'inizio, no, di Via della Repubblica, quindi la parte davanti all'anagrafe, la possibilità di rivedere il sottopasso con una rotonda nello spazio finale che rallenta anche un po' l'entrata su Via Alfieri, che come sapete è una delle vie che ci chiede da sempre maggiore attenzione. Finalmente abbiamo vinto un bando anche di riqualifica e di recupero della Pieve. Quindi un po' di cucitura sulle parti centrali comunque sarà molto utile. Dall'altra parte il 30 di giugno inaugura finalmente, ufficialmente, la SIVA, per andare invece sul mondo di Borgo Nuovo. Abbiamo avuto un incontro oggi, ve lo racconto di nuovo per raccontare come le infrastrutture cambino i luoghi. Voi sapete che SIVA è proprio alla fine di Via Leni, praticamente davanti a quello che una volta era il vecchio ponte che oggi è un muro, no? SIVA sarà il primo museo interattivo totalmente dedicato alla chimica al mondo. I gestori sono una società che gestisce alcuni musei in Europa. Il modello è un modello molto interessante e io sono certa che quel modello lì, anche se parla prioritariamente alle famiglie, attirerà un pubblico sicuramente scolastico in settimana e poi le famiglie il fine settimana. La prima cosa che ci hanno chiesto oggi quando abbiamo fatto l'incontro, parlavano dei pacchetti e quindi del costo del laboratorio, il costo dell'entrata, le 4 ore, le 6 ore. La prima cosa che ci hanno detto, a parte i trasporti naturalmente, sui quali stiamo lavorando per riuscire a creare dei punti di sicurezza per i pullman, eccetera, è stata: ma quando le famiglie il fine settimana, per tornare al discorso che facevi prima, si fermano le 4 più 2, cioè le 6 ore, lì intorno noi non sappiamo letteralmente dove portarli, non c'è nulla. C'è il bar del Mercatò, io ho evitato di citarlo nel senso che mi sembrava proprio e ovviamente ho detto: ma no, in realtà finita la visita facciamo un pacchetto per portarli verso il centro di Settimo. Lo cito però e lo dico qui, anche se forse siamo anche collegati, quindi non so, però lo dico qui insomma perché noi siamo molto consapevoli del fatto che quel luogo lì è un luogo che sarà un naturale attrattore, avrà una possibilità e come tutte le infrastrutture cambierà anche un po' il luogo, no? Intorno a sé, ma poi bisognerà essere pronti, cioè poi bisognerà che dall'altra parte noi in qualche modo si riescano a creare anche le connessioni, perché altrimenti rischia davvero che succeda quello che non è improbabile, cioè che facciano la mattinata o il pomeriggio qui e poi vadano a Torino o vadano altrove, no? Quindi su questo, di nuovo, è un'infrastruttura alla quale Borgo Nuovo non è ancora abituata, ma è un'infrastruttura che avrà la capacità di essere un buon attrattore da altrove. Bisognerà poi provare ad agganciarlo. Così come il lavoro che invece stiamo facendo su Borgo Nuovo è completamente diverso da quello del centro, ma chiunque conosca Settimo non può che aspettarselo, no? Borgo Nuovo, noi citiamo sempre Borgo Nuovo come se fosse un unico quartiere, Borgo Nuovo è almeno 3 sottoquartieri con altrettante 3 modalità diverse di far commercio, come sempre, perché il commercio è identitario, quindi rappresenta il quartiere che va a evidenziare. Quindi c'è il quartiere Corea, con il proprio commercio di riferimento, che è quello della zona di Via Cascina, c'è il quartiere centro di Borgo Nuovo, e poi c'è il quartiere, diciamo, che fa riferimento all'area Castelverde, Via Provana, a Via Monviso. Partiamo con un insieme di interventi, perché non potrà mai essere un solo intervento, sono una serie di interventi diversi.
proprio sull'asse centrale, che riguardano un primo protocollo di intesa firmato con Olon, che andrà presidiato, molto complesso ma estremamente importante per quella parte di città, per cominciare a liberare i bordi intorno a Olon, per cominciare a creare una circolare intorno a Olon in modo da tornare a avere il senso unico di via Schiaparelli, ma anche la possibilità di tornare indietro dall'altra parte. Stiamo provando ad acquisire un immobile perché tentiamo di portare il comando della Polizia Municipale su Borgo Nuovo anche come spazio volano, spazio di presidio, insomma, ma anche di volano rispetto a ciò che sta intorno. Stiamo intervenendo sulle scuole per due motivi: uno, perché una delle due scuole verrà abbattuta, la seconda invece verrà trasformata, diventerà centro per non autosufficienti, in particolare per demenze gravi, perché sapete che si tratta di uno dei servizi che nella nostra città oggi non c'è, e le scuole vengono spostate sull'area attualmente area del mercato, quindi lavoro fatto ancora oggi pomeriggio con il mercato, che questa sera ad esempio non credo sia presente, ma è un'altra forma di commercio che sta chiedendo enorme trasformazione. E devo dire, contrariamente alle mie aspettative, la possibilità di spostarsi, di ripensarsi completamente, di rivedere i percorsi, invece di trovare, come spesso è rispetto ai cambiamenti, insomma, anche un po' la paura, ma in generale la preoccupazione dell'andare avanti, abbiamo trovato la richiesta di cambiare, cioè di provare a immaginare caratteristiche diverse di quel mercato. Quindi anche dall'altra parte, intendo dire anche su Borgo Nuovo, si stanno facendo interventi, ma sono interventi molto diversi dall'asse centrale, perché il commercio in generale è un commercio ovviamente differente, anche se il distretto non può che parlare a tutta la città, ma le richieste sono diverse e anche secondo me le richieste di norma sono diverse. Ora, il lavoro è sicuramente un lavoro lunghissimo. Quello che possiamo, che Chiara ha detto bene prima, ma che ribadisco, è la totale disponibilità a provare a vedere insieme buone pratiche che altrove abbiano funzionato, provare a calarle sulla nostra realtà, usare sia il tema delle infrastrutture che stanno partendo e delle risorse che stiamo mettendo a disposizione per rendere la città il più vivibile possibile, da una parte l'infrastruttura, dall'altra la cura della città. L'altro pezzo, che è quello della norma, secondo me insieme possono garantire una serie di effetti. Chiudo con un richiamo, lo faccio avendolo già anche fatto con Ask, ma anche con Alessandra qualche tempo fa, in particolare. Su alcuni temi occorre, soprattutto dove c'è una necessità di cambiamento, occorre anche che ci sia maggiore confronto. Faccio riferimento in particolare al tema di alcuni regolamenti che noi abbiamo. No? Noi abbiamo regolamenti, penso al regolamento Deor, che parte da molti anni fa. La città nel frattempo è cambiata. Se ci aspettiamo delle reazioni diverse, occorre che si apra un po' di confronto, ma il confronto non con l'idea ho chiesto questo, non me l'hanno dato, no, la fine. No, con l'idea del provare a capire perché il regolamento fotografasse quel pezzo di realtà allora, che cosa oggi ci si aspetta. Faccio un esempio banalissimo, ma perché l'abbiamo incontrato. Il Covid ha cambiato le nostre abitudini nell'utilizzare i locali. Oggi ci viene richiesto in modo assolutamente molto, molto maggiore di prima, anche in questa fase molto diversa da due anni fa, la possibilità di utilizzare gli spazi esterni, anche ad esempio da parte degli artigiani naturalmente penso alle gelaterie, non è più, pensi, oppure al mondo della produzione del cibo, dell'elaborazione del cibo che è artigiano. Se su questi temi ritenete che ci siano spazi di valutazione e di apertura, confrontiamoci, perché il rischio altrimenti è che noi stessi un po' ingabbiati in dinamiche che sono tutte interne al commercio. Tutte le volte che si prova ad aprire, è chiaro che c'è qualcuno che reagisce con la sensazione di sentirsi defraudato di qualcosa, ed è normale che sia così. Ma se ritenete che ci siano spazi di confronto reale, cioè ci siano degli momenti nei quali noi possiamo cominciare a muovere e smuovere un po' di regolamenti, siccome i regolamenti li scriviamo noi e li presidiamo anche, c'è la disponibilità a rivederli, però per favore con l'attenzione al dire il perché, perché la reazione non può essere: non possiamo aprire alle edicole la possibilità di vendere altri prodotti perché altrimenti io bar ci perdo. E lo dico perché la norma sulle edicole è una norma
che non è, dipende dal Comune di Settimo, è una possibilità nazionale che poi ha visto derivazione regionale e che noi non abbiamo fatto altro che applicare. Ma anche su questo ci sono disponibilità a valutare, a ragionare, a limitare, a inventarsi strategie diverse, purché ci sia una logica d'insieme che serva ad aprire a tutti, perché lo sapete meglio di me, il rischio del chiedere pensando al singolo è spesso è difficile, ma la modifica del regolamento che serva a rappresentare più mondi possibili assolutamente disponibile, anzi credo che sia tempo di farlo. Grazie, buon lavoro. Grazie sindaca. Bene, direi che abbiamo messo un po' di carne al fuoco stasera. Sì, temevo per gli anonimi, perché tu prima adesso hai detto, allora entrate qua dentro, dite le vostre opinioni, potete essere anonimi. Mi sono immaginata un elenco di basta, finitela. Che scusate, andare, noi no. Abbiamo anche questo piccolo dépliant che riassume il distretto urbano del commercio, sono lì, adesso ve ne porto un po' qua, così chi vuole se li può venire a prendere. Buonasera a tutti. Buonasera. Alessio, c'erano cose che volevi dire che hanno ripreso? No, niente. Magari qualcosa o che voleva chiedere qualcosa. Saranno tutti qua.